disegno di legge o legge Delrio stabilisce anche una cosa importante rispetto a chi materialmente entrerà in possesso del patrimonio delle province. I beni della provincia che sono stati costruiti nel corso dei decenni con il contributo dei cittadini milanesi della provincia di Milano, perché di questo si tratta, dove andranno a finire? E è giusto che sia la regione a diventare il soggetto proprietario di questi beni per legge? Il 1 maggio 2015 la fiera più grande del mondo sbarca a Milano e l'Italia si prepara ad accogliere 160 nazioni provenienti da tutto il pianeta. I lavori procedono a rilento e le inchieste giudiziarie non aiutano la macchina organizzativa che in 13 mesi dovrà consegnare il sito espositivo più grande d'Italia. E a rendere le cose ancora più complicate ci pensa il comma 49 del disegno di legge Delrio, lo svuota province, in cui si stabilisce che tutte le partecipazioni azionarie della provincia di Milano connesse a Expo passano sotto il controllo della regione Lombardia, che il 31 ottobre 2015, alla fine di Expo, dovrà consegnarle alla nascente e per ora inesistente città metropolitana di Milano. Il Delrio sembra dire: siccome in questo momento le province sono soggette a una forte riforma, ristrutturazione, allora in questo caso togliamoli queste partecipazioni azionarie nel momento in cui si stanno ristrutturando, le attribuiamo a un altro soggetto pubblico che le tiene in caldo, mi verrebbe da dire, finché le province si sono riorganizzate in città metropolitane e a quel punto la regione restituisce queste quote alla città metropolitana. È come se la provincia in questo periodo, ripeto, di grande trasformazione, anche immagine di travaglio, non fosse ritenuta in grado di gestire queste sue quote societarie nelle società che lavorano in relazione a Expo e quindi tutto sommato debba essere, non riesco a trovare altra parola, espropriata di queste quote. Perché questa è un'espropriazione legislativa a tempo. E quali sono queste società partecipate dalla provincia di Milano e connesse ad Expo? Sostanzialmente una, la Milano Serravalle SPA, l'autostrada che dalla barriera sud di Milano si dirige verso Genova. È controllata dalla provincia di Milano attraverso la holding ASAM, una galassia di partecipazioni in cui è facile perdersi. In sostanza, Palazzo Isimbardi controlla l'80,3% di ASAM SPA, che a sua volta detiene il 52,9% della Milano Serravalle e Milano Tangenziali SPA, sotto la quale si nascondono altre 12 partecipate, di cui le più importanti sono la Milano Serravalle Engineering SRL e il 76% dell'autostrada Pedemontana. La Pedemontana è un'opera dai costi faraonici e ben lontana dall'essere completata, nonostante a suo tempo fosse stata inserita nelle opere da presentare prima di Expo. È molto di più che un semplice nastro d'asfalto e si trova al centro della partita economica e politica delle autostrade lombarde, in cui la regione si appresta a entrare da protagonista. Che cosa siano davvero le infrastrutture stradali ce lo spiega una persona che nelle autostrade ci lavora, ma che ha preferito rimanere nell'anonimato. Infrastruttura, al di là degli aspetti di collegamento, razionalizzazione, sono potere, cioè ha un grande potere di trattare con i comuni, di dirigere i loro piani urbanistici, di fare degli accordi che servono a tutte e due, cioè non pensare che l'infrastruttura sia solo il nastro da spazio. No, io volevo arrivare a questo. C'è una fonte di potere enorme, perché attorno all'autostrada che cosa nasce? Nasce di tutto, cioè la regione in questo caso, fra l'altro non avendo più in mezzo i comuni, la provincia, che comunque aveva un ruolo di coordinamento dei comuni, assume tutto questo potere che è edificatorio, trasportistico, di valorizzazione delle aree, cioè e l'operatore fa solo l'autostrada, cioè non ha poteri fuori. Questo è.
questo è. Quindi cioè, la partita non è 2 miliardi di euro investiti, 14 di ricchezza prodotta, è molto di più. La cassaforte di questo potere è la Milano Serravalle, una società capace di generare più di 200 milioni di fatturato all'anno. Eppure, quando la provincia ha provato a vendere il suo 53%, le aste sono andate deserte. E adesso che il DDL del Rio impone il passaggio di consegne delle partecipate della provincia alla regione Lombardia, Palazzo Isimbardi rimane senza le sue quote. Un'operazione che l'assessore con delega alle infrastrutture della provincia di Milano ha commentato così. Oggi Serravalle, chiaramente come avviso, noi abbiamo tentato di metterla in vendita a prezzi, a costi decisamente più bassi, ma comunque non siamo riusciti a piazzarla. Perché? Perché da un lato io ritengo che Serravalle sia costosa per gli impegni che ha nella realizzazione di altre infrastrutture, parliamo della Badia Montana, e dall'altro perché probabilmente, forse in qualche strategia di chi ha la possibilità, forse la filosofia è: perché comprare oggi a 10 quello che domani posso avere a molto meno? Io ho ipotizzato che ci fosse una turbativa d'asta. Ma perché la provincia vuole vendere una società che fa utili? Tra i motivi c'è anche la gestione poco attenta di ASAM, la holding che controlla tutta la galassia delle partecipate autostradali della provincia. A rivelarlo è l'ex presidente del collegio sindacale di ASAM, Fabio Monti, che racconta come la holding, dopo aver venduto le sue quote di SEA, la società che gestisce Linate e Malpensa, ha girato i 147 milioni ricavati dalla vendita ai propri azionisti, anziché restituirli alle banche con cui è indebitata. Il risultato è che oggi i debiti di ASAM con le banche ammontano a circa 160 milioni di euro e a pagarli saranno chiamati cittadini lombardi, perché con la legge del Rio la regione riceve sia gli utili di Serravalle che i debiti di ASAM. Ma l'altro grosso problema della holding della provincia è Pedemontana, come ci racconta la giornalista del Sole 24 Ore, Sara Monaci. Pedemontana non ha ancora un piano industriale e quindi non ha ancora un piano finanziario. Esiste però grosso modo un'idea. Potrebbe stare in piedi con un investimento di 4,2 miliardi attivando un project financing. Ma allora, qual è la convenienza per la regione a prendersi Serravalle? Intanto la prendi, ecco, e ce l'hai per un anno e mezzo e deciderai i vertici, perché vi ricordo la Serravalle sta chiudendo il bilancio e insieme al bilancio cadrà anche il CDA. Dal punto di vista politico, chi è che sta gestendo l'operazione? Cioè, chi è che sta spingendo per... Il Pirellone, Maroni. Non lui direttamente, che non è troppo competente in queste questioni tecnico-finanziarie, però conosce bene il risvolto politico popolare. I suoi uomini. Uomini che hanno a che fare il suo sistema di lobbisti, i tecnici, manager che si occupano a tempo pieno di questo. Insomma, più che dalla politica, il futuro delle partecipate autostradali della provincia lo starebbero influenzando i lobbisti del Pirellone, immuni dalle tornate elettorali. Ne è convinta anche Lucia Castellano, membro della quinta commissione regionale Territorio e Infrastrutture. Il governo della regione lo vedo molto legato a Forza Italia e al nuovo centrodestra. Poi la Lega fa una politica anche molto a parte, ecco, quindi io quando penso alla regione non è che penso a Maroni leghista che la governa, penso a tutto il, come dire, il potere costituito, nuovo centrodestra, Forza Italia, Formigoniani, tutto quel centro di potere, e sicuramente quel centro di potere lì è impostato sul fare, sul gestire, lo ripeto ancora una volta, quindi più cose ho e meglio è. E in attesa del decreto attuativo che dovrebbe fare chiarezza sul destino delle partecipate, intanto i nuovi vertici di Serravalle li nominerà la regione, con buona pace della provincia e della futura città metropolitana. E dopo Expo si vedrà.